Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come mi avete chiesto in tantissimi, quest'oggi sono qui per mostrarvi e parlarvi un attimo del mio belly bot. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando ragazzi, superiamo i 110 mi piace per questo video. E dunque, presto arriveranno dei video di modifica, appena avrò le cose. E dunque lasciate, mi raccomando, spolliciate per vedere anche quei video, per capire che vi interessano. E quindi direi di non perdere altro tempo e via con il video. Allora, ragazzi, questo è il mio belly. Ho avuto l'occasione di comprarlo a tipo 50 euro in meno da un mio amico che ha capito che il belly non faceva per lui e quindi mi sono detto, perché non prenderlo? Perché se non lo prendo adesso non lo prendo mai più. Infatti, cioè, l'ho pagato molto meno e con quei soldi, se volevo proprio prendermi un belly, ne prendo uno molto inferiore. Il motivo per cui l'ho preso è perché questo belly ha la possibilità di essere molto modulabile e ha una grossa capienza, soprattutto, cosa che mi interessa a me perché quando vado a pescare, ovviamente già mi porto tanta attrezzatura di mio perché magari non scelgo solo un target, cerco sempre un po' di diversificare, ovvero magari prendo, non vado solo a Cavedani, magari vado a Cavedani reali, non vado solo a Bass, vado Bass e qualcos'altro, per cercare sempre di portare più uscite possibile. Quindi porto sempre varie attrezzature, magari Lucio, Bass, Cavedani eccetera eccetera, quindi comunque c'è tanta attrezzatura, senza contare l'attrezzatura video, quindi fotocamere, batterie, drone eccetera eccetera, quindi già là c'è ancora più massa. Dopo quando vado a pescare in belly vado fuori tanto tempo, quindi portati da mangiare, portati da bere, e alla fine avevo bisogno di un belly abbastanza capiente e questo faceva a casa mia perché è modulabile, si possono aggiungere tasche. Infatti la prima modifica che ho fatto è stata aggiungere questo borsone qua posteriore che mi permette di portare dietro il drone e tutto tenendo asciutto, anche soprattutto questo lo uso per il cibo o per le cassette quelle più grandi. Poi un'altra aggiunta che ho fatto è il portacanne della 7 Bass che ho dovuto modificare aggiungendo delle fascette per attaccarlo in modo da portare dietro le canne perché non mi fidavo a farne uno io da solo, ovviamente perché ho detto se attacco male qualcosa, se faccio qualcosa fatto male mi finiscono le canne in acqua e non è una cosa che vorrei, e quindi sono andato ad attaccarlo con delle fascette. Due per lato in modo che stesse e sta bello stabile e alla posizione corretta come avete visto nei video. In più, grazie a questo posso attaccarci la GoPro per fare un'altra visuale che viene molto figa come avete visto nel video in belly. Raga, bike. Madonna. Madonna. Come vi ho detto, l'ho preso soprattutto perché avevo questa opportunità di prenderla poco. È un po' difficile da regolare la seduta in gonfiaggio, quello sì, perché o la gonfi troppo e quindi stai troppo in alto, o la gonfi troppo poco e quindi stai un po' scomodo. È difficile un attimo capire come fare. Come ho detto, mi piace un sacco il fattore modulabilità, quindi posso spostare le borse, metterle dove voglio, aumentare, diminuire il numero delle borse ed è una gran figata. Come qualità costruttiva ci sta perché se pensiamo se devo sostituire una camera d'aria costa poco, sono abbastanza economiche, però c'è magari qualche cucitura sul fondo che ha iniziato a mollare, tipo su questa zona qui, che non mi fa troppo impazzire, ecco. Come vado a distribuire io di solito le mie esche? Allora,
Quando vado in belli, ovviamente, come ho detto, qua porto cibo, videocamera e tutto, e magari qualche scatola più grossa. Questa borsa qua la dedico di solito alle gomme, magari qualche pinza più grande. Questa borsa qua più piccola, che mi tengo qua più vicino, magari tengo gli accessori tipo le pinze, le forbici, i terminali, il filo, eccetera, eccetera. Magari le batterie per star veloce perché qua dietro non devo star là a girarmi. Invece questa la tengo per le scatole di esche più grosse dove tengo i crankbait, i jackbait oppure l'attrezzatura da luccio. Poi il motivo che ho per cui ho deciso di provare il belly boat è che a differenza del kayak che è già più pesante e difficilmente trasportabile tra virgolette, nel senso che se devo prendere il kayak devo mettere il carrello e dopo portarlo sul posto e calarlo, questo posso portarlo da solo a mano perché non pesa niente, posso sollevarlo con una mano e quello è una parte molto comoda. Non posso farvi un'accensione a confronto perché non ho mai provato altri bodyboard, quindi non so rispetto agli altri se sia meglio o peggio rispetto a quello che l'ho pagato io. Rispetto al prezzo originale, infatti, per quello che l'ho pagato, qualitativamente la qualità costruttiva alla fine è superiore a quelli che stanno sulla stessa fascia di prezzo. Quindi, per comodità e anche per il fatto che sono andato là, l'ho preso, cioè, nel senso, non è che ho dovuto aspettare di ordinarlo, eccetera, eccetera, mi è convenuto questo. Piccolo svantaggio. Rispetto al kayak, che tipo non posso andare sulle zone d'acqua bassa o dove disturbo il pesce, perché a differenza del kayak, che i pesci non fanno niente, con il belly boat si disturbano, e non posso andare su zone d'alghe e non posso andare in corrente. Porca puttana. E per questo ho deciso di non spenderci tanto, perché comunque non farò tante sessioni, a differenza del kayak lo utilizzerò di meno. Dunque mi raccomando ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate like, condividetevi, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Dunque direi che per questo video è tutto, ciao a tutti!